Buongiorno, buongiorno. Oggi è lunedì 9 novembre, rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Cielo sereno su gran parte del territorio. Continua questo autunno con temperature oltre le medie. Vedremo tutti i quotidiani locali si occupano del fine settimana appena trascorso, un fine settimana all'insegna del bel tempo con possibilità di svago per tutti gli altoatesini. In regia abbiamo Massimo Moro, col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. L'Alto Adige dedica la sua prima pagina all'iniziativa del cosiddetto taxi rosa, boom di richieste, un comitato di donne potenziate il servizio per la nostra sicurezza. E come detto poco fa, caldo record in quota, 13 gradi a 2000 metri, fermi i cannoni sparaneve sui ghiacciai. Wine Festival, pioggia di selfie con il noto cuoco e ormai star televisiva Bastianich. La cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten ci si occupa in apertura del tema delle tasse sul turismo, ma non solo l'utilizzo delle seconde case, le prese di posizione anche a livello politico, e vedete anche il quotidiano Dolomiten dedica spazio al caldo di questo autunno. Gli esperti dicono un caldo fuori norma, sappiamo temperature massime soprattutto oltre i limiti stagionali, si parla di 16-17 gradi anche nel fondovalle, una bella foto in copertina per raccontare quanto accade in provincia di Bolzano. Andiamo a vedere la cronaca a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. A Bologna la piazza del centrodestra uniti per farcela la manifestazione. Scontri però con i centri sociali. Ci sono stati alcuni arresti e alcune persone sono rimaste ferite. Era la gara dell'anno, alcuni dicono addirittura la gara del secolo. MotoGP, Lorenzo, campione del mondo. Valentino, una domenica da leoni contro la truffa dei tre spagnoli. E ancora. Il Papa e la condanna dei corvi, rubare è reato, io vado avanti sulla strada delle riforme, il pontefice ha preso parola all'Angelus, Francesco rompe il silenzio sull'indagine. Il dibattito sul piano del governo, il nodo Milano per quanto riguarda il dopo Expo. Ha ucciso mamma? Voglio stare con lui. La figlia sedicenne è accusata con il fidanzato dell'omicidio di Ancona. Storia di una vera e propria ossessione. Andiamo a vedere il Corriere Economia, come ogni lunedì, i consigli da parte degli esperti, consigli dedicati e indirizzati ai risparmiatori. Fidarsi dei fondi, ecco chi rende e chi costa meno. E sempre per la cronaca, il Sole 24 Ore, giovani e lavoro, bonus con poco appeal. Per il 2016 il governo punta a rilanciare l'apprendistato. Garanzia e percorsi di alternanza, gli incentivi per quanto riguarda la decontribuzione non danno i risultati attesi, la disoccupazione giovanile resta ancora sopra il 40%. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano con la prima pagina del quotidiano Alto Adige, poi come sempre andremo all'interno a vedere il dettaglio di alcune notizie, oltre al successo e alla richiesta di potenziare il taxi rosa, ci si occupa anche delle celebrazioni per tutti i caduti Schützen e alpini insieme, come ormai accade da alcuni anni. Basta guerre, basta odio. Case bloccate per 25 milioni di euro. Repetto, denuncia la banca, l'imprenditore bolzanino a Pescara. Il governo della città, il commissario Penta, alla sua prima uscita ufficiale proprio in occasione delle commemorazioni ai caduti, dice: qui a Bolzano c'è tanto da lavorare. L'Aives, il concerto per Macagnan. Il coro Montipallidi ha ricordato il maestro scomparso. Svolta a Firenze, la chiesa aspetta il Papa e poi ragione e sentimento se la famiglia è dinamica. L'articolo è a pagina 9. Per quanto riguarda lo sport, non ci sono buone notizie per il Neruda Volley in A1 che lotta ma cade in Toscana, e poi sappiamo tutti com'è finita nella MotoGP, la rimonta non vale, tra virgolette, gioco di parole, e così vince Lorenzo. Andiamo nel dettaglio allora delle notizie, di alcune notizie che abbiamo visto poco fa. In prima pagina, allarme sicurezza, taxi antiviolenza, boom di richieste. Un gruppo di donne di Oltresarco chiede al comune che si anticipi dalle 22 alle 19, cioè iniziare alle 19, il servizio del taxi rosa per contribuire alla sicurezza. D'ora in poi aspetteremo che le signore scendano dal taxi ed entrino in casa. Prima di partire, parla uno dei responsabili del servizio taxi di Bolzano. Ancora con.
La cronaca cura del quotidiano Alto Adige. Caldo record in quota a 2000 metri, ben 13 gradi. L'esperto in meteo Peter Lin dice anche questa settimana è atteso cielo sereno e stabile. Conto la rovescia in montagna, tra un mese c'è il ponte di Sant'Ambrogio. Preoccupazione ovviamente da parte degli operatori turistici. In alcuni casi nelle montagne più alte si era già iniziato a utilizzare i cannoni sparaneve. Ancora con la cronaca a Merano, il Wine Festival si gusta i menù di contadine e chef. Quattro esponenti delle donne coltivatrici hanno affiancato lo stellato di Bari. Così nel tendone di culinaria sono stati offerti piatti tra tradizione e avanguardia e grande successo per la presenza del noto chef e star televisiva Joe Bastianich. Sappiamo il celebre giudice di MasterChef. Lasciamo la cronaca in lingua italiana che arriva da Merano. Passiamo alla cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten. Abbiamo visto in apertura il tema del turismo, la tassa sul turismo, le seconde case utilizzate per essere affittate. Ci si occupa anche, come visto poco fa in apertura della nostra rassegna, del caldo record in provincia di Bolzano e poi come sempre tanto spazio agli avvenimenti sportivi del fine settimana. Andiamo nel dettaglio. Allora, ci si occupa dell'utilizzo anche di beni pubblici, di caserme per le vacanze dei rappresentanti delle forze dell'ordine e non solo, i dettagli sono raccontati a pagina 3. Lo spunto è anche quello per parlare delle tasse sul turismo. Ancora con la cronaca, sempre dalla prima pagina, il caldo di questo inizio novembre, sappiamo caldo anche in quota, preoccupazione, come detto poco fa, da parte dei gestori dei comprensori sciistici. Primo bilancio per la raccolta degli indumenti usati, una raccolta che come ogni anno porta la firma della Caritas. Sono 650 le tonnellate di vestiti raccolte in provincia di Bolzano, grazie anche al contributo di numerosi volontari, tra loro non sono mancati i profughi. La cronaca che ci porta ben oltre i confini provinciali, siamo a Los Angeles, allarme UFO, in realtà era un razzo, la notizia ha fatto in breve il giro del mondo. L'innovazione che interessa anche il mondo contadino, una serie di iniziative, ma soprattutto una manifestazione per premiare i giovani agricoltori che cercano di coniugare nuove tecnologie, nuovi metodi di coltivazione e allevamento con la tradizione. Siamo alla pagina della politica che arriva da Bolzano. La frammentazione politica e tanti piccoli partiti, un appuntamento per fare il punto della situazione e capire quali potrebbero essere le vie di uscita. Le commemorazioni per tutti i caduti a Bolzano, nel cimitero di San Giacomo, appuntamento come da tradizione alla presenza delle autorità comunali, provinciali e come visto poco fa anche nella cronaca in lingua italiana, alla presenza degli Schützen e degli Alpini per dire mai più alle guerre. Ancora con la cronaca a cura del quotidiano Dolomiten, a pagina 15, la cronaca che arriva dal Burgraviato e come sempre ogni lunedì ampia pagina dedicata al mondo dello sport, non poteva che aprirsi la pagina sportiva con quanto accaduto a Valencia. Sappiamo MotoGP, era tanto attesa la rimonta di Valentino che purtroppo non ce l'ha fatta, è finito quarto pur partendo ultimo e allora sono svaniti i sogni di gloria per la conquista del titolo mondiale. Pagina dello sport legata al calcio altoatesino. Il Südtirol, protagonista del dettaglio di quanto accade a pagina 21, il punto della situazione, gli approfondimenti riguardo gli ultimi risultati conquistati dai biancorossi. Come sempre ampia la pagina dedicata allo sport sia a livello nazionale sia a livello locale. C'è spazio anche per l'hockey con la nazionale italiana di hockey e grande successo per quanto riguarda il meeting di nuoto nelle piscine.
piscine di via Maso della Pieve, nella piscina di via Maso della Pieve, tutto risolto anche per le atlete della Bolzano Nuoto colpite da una intossicazione. Il sospetto era quello di avere ingerito cibi avariati, soprattutto durante il ritiro a Malé. È tutto anche per lo sport a cura del Dolomite. Come sempre noi ora ci fermiamo qualche istante e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nei primi giorni di questa settimana. Ve lo abbiamo annunciato, ancora buone notizie con cielo sereno. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente, liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei salumi. Andiamo a vedere qual è la situazione in Val Pusteria con la prima webcam che vi proponiamo. Siamo nella zona di Riscone di Brunico, vedete una suggestiva immagine di questa mattina intorno alle 6 con le nebbie nel fondovalle che presto lasceranno comunque spazio al sole. Andiamo con la prossima immagine a vedere quello che accade a Naturno. A Naturno siamo nella zona della Val Venosta. Rimaniamo in zona. Andiamo a vedere quello che accade proprio all'imbocco della Val Venosta, alle porte dell'abitato di Foresta, con lo sguardo rivolto verso la città di Merano. Io vi ricordo che la collaborazione con gli esperti meteo anche oggi ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite. Non ci sono dubbi, vedete, assenza di nuvole sul nostro territorio. La grafica adesso per andare a capire quello che ci aspetta, soprattutto dal punto di vista delle temperature, in questo lunedì 9 novembre, vedete, 18 gradi attesi a Bolzano, così anche a Merano, così anche a Silandro, 16 gradi a Bressanone, 15 gradi a Brunico e 18 gradi addirittura a Vipiteno, 0 gradi come temperatura minima, quindi la differenza tra minima e massima sfiora i 20 gradi. Io vi ricordo che gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Ne approfittiamo per ricordarvi alcuni appuntamenti da non perdere. In provincia di Bolzano prosegue il torneo di tennis ATP in Val Gardena e con il 25 di novembre al via l'edizione 2015 della Foresta Natalizia a Foresta. Il nostro sito internet lo conoscete, www.video33.it. A vostra disposizione questa rassegna stampa, una serie di contributi filmati all'interno della Mediateca Online, come sempre aggiornamenti meteo in tempo reale, potete seguirci in streaming, avete a vostra disposizione anche una rassegna stampa in breve. Vi ricordo l'appuntamento da non perdere per gli amanti dell'hockey, il 13 di novembre, la diretta televisiva sulle frequenze di Video 33 alle 19.30 per la partita tra Bolzano e Villacher. Stiamo parlando di serie Ebel, un'esclusiva questa di Video 33, commenti in studio, commenti tecnici, interviste a caldo. Vi ricordo allora il 13 di novembre alle ore 19.30, non perdete la partita in diretta per la serie Ebel. È tutto, come sempre io a questo punto vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33, abbiamo ancora qualche istante per ridare un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. L'Alto Adige dedica la sua apertura all'iniziativa del taxi rosa, boom di richieste, un comitato di donne dice bisogna potenziare il servizio per la nostra sicurezza. Caldo record in quota, 13 gradi a 2000 metri, fermi i cannoni nei principali comprensori sciistici in vista dell'imminente apertura della stagione invernale. Grande successo per l'edizione 2015 del Wine Festival a Merano e poi Schützen e Alpini insieme durante le celebrazioni in onore dei caduti, Schützen e Alpini per dire basta con le guerre, basta con l'odio. Il governo della città, proprio in occasione delle celebrazioni per i caduti, il commissario Penta dice qui a Bolzano c'è tanto da lavorare. La cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomiten, le tasse sul turismo, ma non solo, l'utilizzo di alcune strutture
pubbliche strutture statali per le vacanze di graduati delle forze dell'ordine, tutto raccontato a pagina 3. E poi ancora il caldo di questi giorni, valori ben oltre le medie stagionali. È tutto, non mi rimane altro che ringraziarvi per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33, augurarvi buon proseguimento di giornata e buon inizio settimana. Ariete, oggi dovrai fare un piano per prenderti cura del tuo corpo, ritrovare la forma di un tempo, l'agilità e il piacere di guardarti allo specchio. Toro, un filo di malinconia ti distrarrà dal lavoro, c'è qualcosa a cui non riesci a smettere di pensare. Gemelli, ti raggiungerà una telefonata nella quale non speravi più, che la tua vita stia cambiando ancora? Cancro, come accade di rado, la giornata inizierà all'insegna di Venere che tenterà piccole magie. Leone, non è solo lunedì, forse è il nuovo inizio che sogni da tempo. Un amico ti chiamerà per darti un'informazione fondamentale per il lavoro. Vergine, sei carico e non mancherà oggi qualche intuizione brillante che ti farà lavorare con grande entusiasmo e grandi risultati. Bilancia, brutta storia la gelosia, che sia per il partner che sia per un collega, oggi forse pecchi un po' di bassa autostima. Scorpione, anche se amici, parenti, colleghi non rifiutano apertamente il tuo pensiero o le tue scelte, senti di non godere certo del loro appoggio e della loro comprensione. Sagittario, accadrà qualcosa, non a te direttamente, che ti coinvolgerà a tal punto da farti stravolgere tutti i programmi della giornata. Capricorno, Marte ti darà grande determinazione, oltre che al lavoro anche in amore, e tu saprai cavalcare l'onda. Acquario, nell'ultimo periodo hai peccato un po' di distrazione, tante volte è stato più facile rimandare a domani che fare oggi e questi sono i risultati. Pesci, perché non approfittare della lentezza autunnale per riflettere su cosa si vuole realmente fare da grandi?